Durante la sua evoluzione, l'uomo ha scoperto moltissime cose. Il ferro, il fuoco, la ruota, l'inchiostro, la stampa. Gutenberg! Moltissimi anni fa, nell'era delle fotocopie, nelle aziende vivevano soltanto le grandissime fotocopiatrici, esseri enormi ma innocui. Queste erano gestite dai venerabili custodi delle fotocopiatrici. Il metodo di distribuzione dei documenti in quei tempi era molto, molto diverso da oggi. Si creava un unico documento con macchina da scrivere, lo si fotocopiava e poi lo si distribuiva a mano in tutta l'azienda. A questo periodo seguì l'era del personal computer, un periodo caratterizzato dal proliferare incontrollato di piccole stampanti al posto delle grandi fotocopiatrici. Le dimensioni e il costo sempre più ridotto di questi prodotti scatenò nell'uomo il desiderio irrefrenabile di possederne una per ogni personal computer. Si arrivò così ad avere più stampanti che persone in un'azienda. Grazie alla connessione di rete, in questo periodo i contenuti venivano prima distribuiti e in seguito stampati, facendo aumentare a dismisura il numero di copie stampate. Possedere una stampante personale era diventato ormai uno status symbol e l'umanità assistette a rapporti uomo-stampanti davvero imbarazzanti. Le stampanti costavano sempre meno ed erano scelte dal reparto acquisti più in base al prezzo che alla qualità del prodotto. La conseguenza di questo fu che all'interno di una stessa azienda le stampanti fossero tutte diverse tra loro e di conseguenza anche i materiali di consumo, toner e parti di ricambio. Per risparmiare sulle forniture, le grandi aziende riempivano magazzini con montagne di cartucce diverse che spesso rimanevano inutilizzate ma occupavano ingenti spazi. Erano così tante le stampanti all'interno delle aziende che spesso non si sapeva più neppure quante fossero realmente, dove fossero collocate e quanto fossero effettivamente utilizzate. Le leggende narrano di stampanti ritrovate nei luoghi più incredibili. Tutto questo nel tempo diventava anche un notevole costo per l'azienda stessa, un costo nascosto, legato alla gestione del magazzino, all'assistenza e alla fatturazione, sempre diversa per ogni marca e fornitore. Oltre a questa confusione, il corretto funzionamento delle stampanti ricadeva sotto il dominio dell'IT, che, dovendo gestire tutte queste periferiche di marche diverse, doveva affrontare problemi nuovi per ciascuna macchina, finendo per impazzire.